Non andare al mare! Oppure affronterai il disastro! Come osi maledirci? Cattivo presagio! Per favore, ascoltatemi! O arriverà il disastro! Vattene adesso e non incolparmi se sono crudele! Ti sei mai sentito impotente restando a guardare? Impossibile prevenirlo! Il destino è così ironico! Il cielo mi ha dato la capacità di sapere chi sta per morire, ma mi ha fatto assistere alle loro morti tragiche! Ricordati di tornare presto, Banshee! Da quel fatidico giorno... la morte mi ha dimenticata. Ma posso vedere le candele della vita di coloro che stanno per morire. All'inizio non capivo il significato di quelle candele. Solo quando... c'è qualcuno in casa! Nonostante le mie spiegazioni che non gli restava molto tempo, la morte sembrava un tabù. Nessuno vuole parlarne, e nemmeno io. Nonna, tu! Perché Banshee non è ancora tornata? Oh, caro... è tutto un errore. Mi riprenderò. Ti salverò io. Nonostante la paura, non potevo tirarmi indietro. Sono disposta a scambiare la mia vita per la sua! Impossibile! Per favore! Sembra che io abbia causato un disastro! Banshee! Per favore, lasciami esaudire il mio ultimo desiderio prima di portarmi via! Non è troppo tardi! Per favore, aiuta il vecchio! Gli do 7 giorni! Quindi ho pensato che morte l'avrebbe risparmiata e l'ho ringraziato profusamente. Andò al mare a pesca dei pesci per comprarle le medicine, ma la morte sembrava annunciare morte. Banshee, tua nonna ti sta cercando? No, non può essere! Nonna, per favore non lasciarmi! Perché hai risparmiato il vecchio, ma non lei? Un'anima liberata non può essere riconquistata, a meno che il suo ultimo desiderio non venga soddisfatto. Devi ringraziare la morte perché... sono venuto a portarti via. Per favore, fammi vedere mia nipote. Sono contenta. Parto senza rimpianti. Promettimi di vivere bene per poter riposare in pace. Lo prometto. È ora. Grazie. Sto solo seguendo le regole. Mi rendo conto di quanto le persone desiderino vedere i propri cari quando sono vicini alla morte. Quindi non ho più paura. Per la prima volta qualcuno mi ha ringraziata nonostante avessi annunciato la sua morte. Ma a volte... Banshee sa come annunciare la morte! Veramente? Non perde mai una singola previsione. Tuttavia la morte sembra scontenta.
qualunque cosa tu faccia, non cambiare la morte. Voglio vederli partire in pace. Fermati, o andrai incontro al disastro. Per la prima volta qualcuno mi ha chiesto di vedere il suo destino. Non ti resta molto tempo. Dovresti tornare a casa presto dalla tua famiglia. Impossibile. Per favore, aiutami a prolungare la mia vita. Ma non mi aspettavo che le cose andassero così male. Lei è cattiva. Odia chiunque. Ti augura la morte. A causa della sua maledizione, un mio familiare è morto. Il mercante non accettò la morte e sfogò su di me tutta la sua rabbia. Ha incitato la famiglia di coloro a cui avevo annunciato la morte. Vorrei solo che tutti apprezzassero la vita. Non oso uscire perché nessuno vuole vedermi. Inaspettatamente, però... Banshee, cosa hai fatto con le anime? Cosa intendi? Morte disse che non era riuscita a trovare l'anima del mercante, anche se era morto. Inoltre, le anime che avevo liberato accidentalmente erano scomparse. Non è davvero colpa mia. Per dimostrare la mia innocenza, ho deciso di cercare le anime con la morte. Si sta facendo buio! Possiamo riposarci? Gli esseri umani sono davvero fastidiosi. Nonostante il freddo, la morte mi ha permesso di riposare. Una gentile vecchia signora ci ha permesso di pernottare, ma probabilmente non vivrà ancora a lungo. Ha supplicato Morte di permetterle di vedere suo figlio per l'ultima volta. Per favore, aiuta la vecchia signora! Miracolosamente, Morte riportò rapidamente suo figlio in vita. Dato che suo figlio doveva lavorare lontano, erano separati da molto tempo. Non ti senti felice quando si ritrovano? No. Ho assistito a troppa separazione. Tutti temono la morte, ma spero sempre che verrai a parlare con me, perché... Chi sei? Ho dimenticato di presentarmi al mio benefattore. Sono Lupus. Quindi sei tu quello che ha rubato le anime? E allora? Ora che ho 100 anime, nessuno può impedirmi di resuscitare. Scoprimmo che Lupus aveva osservato ogni mia mossa per catturare le anime degli sfortunati. Come fa ad avere un potere così grande? È un'anima oscura che rifiuta la reincarnazione. Con il potere della resurrezione, non sono alla sua altezza. Lupus sta gradualmente resuscitando. E io sono quella che lo ha guidato. Perché creo sempre problemi alla morte? Voglio solo aiutare le persone. Mi dispiace. Sono felice che aiuti gli altri. Continua ad essere persistente in quel modo. Morte mi sta allontanando. Cosa ha intenzione di fare? Vattene adesso. No, non posso lasciarti. Morte rischierà di combattere Lupus. Sembra che ho scoperto qualcosa di strano. È inutile, Lupus! Cosa hai detto? Hai catturato frettolosamente le anime quando il loro tempo non era scaduto. Quindi anche se diventi umano, non vivrai a lungo. Ho aspettato così a lungo la resurrezione. Osate dire che è inutile? Anche se muoio, vi porterò tutti con me. Ti avevo detto di andartene, vero? Non ti lascerò!
non intralciarmi. Ho capito come affrontare la cosa. Non pensare che dirlo mi farà andare via. Sembra che Morte non menta mai. Oh, anime, usate il potere del cuore della morte per resuscitare. Osi usare il potere proibito? Se mi distruggi sarai punito anche tu. Le anime potranno visitare i loro cari un'ultima volta. Perché hai dovuto rischiare la vita contro di lui? Se fosse resuscitato, molte persone sarebbero morte. È tutta colpa mia. Grazie al tuo suggerimento, che le anime non avevano terminato il loro tempo, ho potuto resuscitarle. Grazie, Banshee. Ma a quel tempo non conoscevo le conseguenze dell'uso del potere proibito. 100 anime hanno visitato i loro cari e hanno riabilitato il mio nome. Anche se sembro annunciare la morte, mi ringraziano comunque con gioia. Amare la vita è la cosa più preziosa. Solo che mi sono ritrovata di nuovo nei guai con Morte. Stai bene? Qual è il problema? Ho sentito dalle anime che Morte non avrà mai emozioni finché il suo cuore non sarà guarito. Morte, puoi essere mia amica? Oh! Non sono mai stata così imbarazzata in vita mia. Tu hai sentito, vero? Non posso credere che Morte non abbia sentito. Un giorno il suo cuore guarirà. Morte! Mi hai dimenticata! Il corpo di quella ragazza stava per essere trascinato all'inferno dalle braccia di un demone. Ma all'improvviso una luce balenò e la salvò. Era uno spirito o un angelo sceso? Scopriamo la misteriosa storia con WoA Fairy Tales. C'erano una volta in una città due sorelle gemelle di nome Chiara e Nina, che erano esperte nello sconfiggere i demoni. Fin da piccole, le due sorelle seguirono le orme dei loro genitori per sconfiggere i demoni in molti luoghi e vinsero molte imprese con il cerchio magico e lo scettro magico. In particolare, questi due oggetti potevano anche aprire dei portali per l'inferno, il mondo unidimensionale. Una volta risucchiati in questo mondo, nessuno era in grado di uscirne. Questa funzione aveva lo scopo di intrappolare i demoni malvagi all'interno. Le gemelle erano eccellenti. Tuttavia, Chiara era sempre attenta e delicata, mentre Nina era maldestra quando non aveva l'aiuto della sorella. Grazie mille! La prossima volta fai più attenzione. Non farti male per queste piccole cose. È solo perché sono così felice che sono un po' sbadata, ma ho sempre te al mio fianco per aiutarmi. Inoltre, come vedi, oggi abbiamo dato un grande contributo e abbiamo catturato tutti i ladruncoli del Re Demone e i suoi scagnozzi. Tuttavia, Chiara e Nina non si aspettavano che dopo la battaglia fosse rimasto un piccolo demone. Cogliendo l'occasione che non avevano notato, il demone saltò fuori per attaccare. Chiara fu presa dal panico, coprì la sorella e fu spinta nel portale infernale nello stesso momento del demone. Chiara! Quando Nina capì cosa stava succedendo, era troppo tardi. Chiara era completamente scomparsa dietro il portale. Chiara, sono io la causa di questo incidente, quindi ti aiuterò a tornare indietro. Dopodiché, Nina si mise alla ricerca della strada, ma le cose si fecero sempre più difficili. Inoltre, senza Chiara al suo fianco, Nina non sembrava avere la fiducia e la capacità di sconfiggere i demoni da sola. Era stata quasi sconfitta dai demoni, se non fosse stato per l'aiuto di Kevin, un vecchio amico intimo dei suoi genitori, incaricato di distruggere i demoni in questa terra. Signor Kevin, sei qui per sconfiggere i demoni? Sì, non mi aspettavo di rivederti qui. Quanto tempo è passato dall'ultima volta che ci siamo incontrati? È stato 2 anni fa, quando noi abbiamo compiuto 16 anni e abbiamo iniziato ad essere indipendenti. Giusto. Ma dov'è Chiara? Ma parlando di Chiara, Nina si rattristò di nuovo. Raccontò il suo viaggio per salvare la sorella con Kevin.
In passato i tuoi genitori hanno avuto un incidente simile mentre sconfiggevano i demoni e tua madre è rimasta intrappolata dietro il portale. Tuo padre era molto spaventato, si precipitò a casa e fece di tutto per salvare tua madre. Alla fine scoprì che c'era solo un modo, un incantesimo, per salvare le persone all'interno del portale. Usò allora il proprio sangue e lo mise su un oggetto che apparteneva a vostra madre, facendone una guida per poterla ritrovare nel mondo infernale. Inoltre, legò anche una radice intorno al suo corpo e un tronco d'albero per creare un collegamento tra il mondo vivente e il mondo infernale. Prima di partire, gli sembrò di sentire qualcosa di brutto. Così mi affidò voi due e i vostri oggetti magici e partì. Tuttavia, quando trovò vostra madre, la gravità delle porte dell'inferno era così grande che la liana si ruppe e io da solo non riuscii a tirarli su entrambi. Poiché non voleva che fossi trascinato nel portale dell'inferno, tuo padre tagliò la liana e accettò di rimanere lì con tua madre. È andata a finire in questo modo, ma non importa quanto sia difficile, sono determinata a ritrovare mia sorella. Vedendo chiaramente la determinazione di Nina, il vecchio Kevin sorrise, annuì per congratularsi con Nina e se ne andò. Nina iniziò a evocare la porta dell'inferno e la guida, come aveva fatto suo padre nel racconto di Kevin. Poi Nina avvolse una spessa corda intorno al suo corpo prima di entrare nel portale. Alla fine, dopo un po' di ricerche, Nina trovò anche sua sorella. Tuttavia, poiché l'attrazione del portale era troppo forte, non riuscì ancora a uscire dal mondo infernale. All'improvviso, una forza invisibile circondò Tiara e Nina e le aiutò a uscire dal mondo infernale. Dopo il ritorno della sorella, Nina si rese conto che Tiara non aveva memoria dei suoi ricordi passati e spesso aveva l'abitudine di rubare alle persone e di comportarsi in modo scortese, il che la rendeva incapace di capire. Inoltre, quando sconfiggevano i demoni, Tiara aveva sempre paura e scappava quando vedeva Nina usare il tesoro del cimelio per distruggere i demoni. C'erano persino notti in cui Nina aveva incubi in cui la figura di Tiara chiedeva aiuto. Nina! Tiara! Perché sei lì? Lasciami venire laggiù! Nina, non venire qui e fai attenzione! La persona accanto a te non sono io! È lo spirito del re demone che si sta impossessando del mio corpo. Devi sottometterlo e proteggere il popolo. Silenzio! Ah! Tiara! Dopo l'incubo, Nina cominciò a mettere insieme gli eventi per scoprire la verità. È vero che Tiara è cambiata molto in questi giorni. Piccoli furti, comportamento maleducato e paura dello scettro magico. Se quello che Tiara ha detto nel sogno è vero, ora il suo corpo è posseduto dal re demone! Devo evocare di nuovo la porta dell'inferno per sconfiggere il re demone! Ma se lo faccio, Tiara non potrà più scappare e avrei chiuso l'unica possibilità che ho di salvarla! Nina pensò a lungo. Attraverso ogni incubo, ha capito che se avesse continuato a lasciare che il re demone si impossessasse del corpo di Tiara, sua sorella avrebbe continuato a soffrire. Per questo motivo, Nina decise finalmente di elaborare un piano per riportare all'inferno lo spirito del re demone nel corpo di Tiara. Nina, hai preparato una cena così deliziosa stasera. Ah, l'ho fatto solo per te, ti piace? Certo che mi piace, è troppo deliziosa per rifiutarla. Nina guardò in silenzio l'espressione di Tiara e si sentì estremamente ferita perché sapeva che quello era l'ultimo pasto in cui avrebbe potuto vedere la figura di sua sorella. Tiara, sono molto felice di averti come sorella e mi mancano molto i giorni in cui sconfiggevamo i demoni e aiutavamo le persone intorno a noi. Quindi mi mancherai molto in futuro se non potrai più stare con me. Avvertendo che qualcosa non andava nelle parole di Nina, il re demone nel corpo di Tiara fu preso dal panico e scappò via. Nina, cosa stai facendo? Aiutami! No, non sei mia sorella! È il mio egoismo che ha creato l'opportunità di farti invadere il corpo di mia sorella, facendola soffrire.
Per correggere tutti questi errori, io ti sconfiggerò! Proprio mentre Nina stava per sconfiggere il re demone, lo spirito di Tiara le balenò davanti agli occhi. Tiara! All'inizio il mio spirito e quello di tua sorella sono coesistiti in questo corpo. Se vuoi spingermi all'inferno, è come se facessi del male a tua sorella. Se vuoi ancora bene a tua sorella, salva subito questo corpo. Io... Mentre Nina stava tremando per la sua decisione, improvvisamente sentì la voce di Tiara riecheggiare nelle sue orecchie. Fallo e basta! Tiara! A quanto pare, con le ultime forze, lo spirito di Tiara stava cercando di prendere il controllo del suo corpo e di parlare con sua sorella. Nina, non puoi fidarti del re demone perché non sappiamo che tipo di problemi causerà a te e agli altri dopo il suo ritorno. Io non sono abbastanza coraggiosa per farlo. No, Nina, io credo che tu possa farlo. Ho visto la tua crescita negli ultimi giorni senza di me. Sei davvero molto più forte. E credo che ciò che ho sacrificato per mia sorella ne sia valsa la pena. Quindi, lascia la mia mano. Capisco. Tiara, grazie per essere sempre il mio sostegno. La mia certezza e la mia sorellona. Ti voglio tanto bene. Anche io ti voglio bene, sorellina mia. Nonostante il dolore, Nina lasciò finalmente andare il corpo di Tiara. Proprio mentre Nina pensava di aver perso Tiara per sempre, una luce infernale balenò e lo spirito di Tiara volò fuori. Ora era un angelo. Tiara! Nina, è stato il tuo sacrificio e lasciare andare i pensieri che ha aiutato il mio spirito a fuggire dall'inferno e a diventare un angelo. Ora, anche se mi riunirò con i nostri genitori in cielo, farò sempre il tifo per te, Nina. Ho capito! Ti auguro un buon viaggio! Tu e i nostri genitori mi mancherete tanto. Nina mandò Tiara in cielo e la guardò diventare una stella scintillante che brillava proprio verso la sua direzione. Adesso vivremo felici per sempre, Tiara. Nella millenaria foresta di Peschi, quando la luna si alzò alta, proiettando la luce attraverso le foglie nel luogo più remoto della foresta, sorse il potere della creatura più forte. Allo stesso tempo... Mamma! Rallenta, ti ho detto! Com'è andata la festa con i tuoi amici? Perché sono così diversa dai miei amici, mamma? Ho contato attentamente. Nessuno ha tante code come me. Come ti hanno trattato? Erano così divertiti. Ma mamma, ti chiedo perché sono diversa. È una lunga storia. Va bene, raccontamela. Va bene. Del Pesco, ti prego, mostrami la storia della volpe con una sola coda. Questo specchio ci racconterà tutta la storia. Lontano dal mondo umano, nel profondo della giungla, si trovava la casa della tribù delle volpi. La loro identità e la loro forza erano determinate dal numero di code alla nascita. Ha partorito? Quante code? Volpe femmina, una coda. La comparsa di Elysia, la volpe con una coda sola, fu considerata il più disastroso fallimento nella storia della tribù delle volpi. Al contrario di Elysia, i suoi genitori e i suoi due fratelli erano volpi a 8 code, il che significava che la loro famiglia era la più forte della tribù. Per questo motivo, Elysia era sempre stata messa a confronto con i membri dell'elite della sua famiglia. Oh mamma, perché c'è una volpe così brutta che ha solo una coda? Perché hai detto che tutti i membri di quella famiglia sono molto forti? Persino io ho più code di lei. Ha detto la verità, che disgrazia! Elysia era cresciuta in solitudine nello scherno dell'intera tribù. Spesso veniva isolata e discriminata dalle volpi della stessa età. Con una coda sola, mia madre dice che nemmeno i tuoi genitori ti vogliono bene. Anche suo padre pensava che fosse troppo debole e che lo mettesse in imbarazzo.
non permetteva a Elysia di partecipare agli scambi esterni, facendo sì che Elysia si disperasse ancora di più e perdesse la fiducia nei suoi simili. Elysia si perse nella città in cui vivevano gli umani. La città era affollata ed Elysia aveva una sola coda, quindi nessuno avrebbe sospettato di lei a prima vista. Scoprì che stava passando il corteo del principe Chad. Il principe Chad era estremamente bello, gentile, amichevole con i suoi cittadini. Guardate! Desidero solamente sposare Chad in questa vita. Nei tuoi sogni, lui è mio. Lui è mio? 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 Te lo scordi, lui è mio. Tra il panico delle persone intorno a lui, Chad calmò delicatamente il cavallo e scese. Senza rabbia, prese la creatura che aveva appena fermato il suo cavallo. Va tutto bene, va tutto bene. Dal momento in cui lo sguardo di Elysia incontrò quello del principe, il piccolo cuore della volpe batté all'impazzata. Per Chad era solo una tenerezza temporanea per tutti gli esseri viventi, ma per Elysia sembrava essere il destino. È una volpe. Chad portò Elysia a palazzo per prendersene cura. Elysia rimpiangeva di non averlo conosciuto prima nella sua vita. È così perfetto. Non so quale ragazza sarà fortunata a sposare il principe in futuro. Una persona così meravigliosa che non possiamo sognare nemmeno di avere. Che dà limite ai sogni? Chissà, anche un animale domestico come lui può trasformarsi in un umano e avere l'opportunità di diventare la sposa. Oh? Trasformarsi in umana e stare con Chad. Elysia, come osi lasciare la tribù delle volpi? Se non ti avessimo cercata non saresti più tornata, vero? Padre, mi sono persa. Qui si sta molto bene. Nessuno mi fa del male. Non è semplice come pensi. Cosa ne sai tu degli umani? Il principe è molto buono con me. Anche i servi. Almeno qui non vengo maltrattata, ridicolizzata o isolata. Sono stanca di questa vita. Ma sentite cosa dice. Una codarda come lei osa discutere con suo padre degli umani. Elysia... Vogliamo solo il meglio per te. Gli umani ti trattano bene perché non hanno ancora capito che sei una volpe. Gli umani si dividono in due tipi. Quelli che hanno paura delle volpi e quelli che vogliono rubarci le code per fare magia. Voi non conoscete il principe. Non è quel tipo di persona. Basta così. Adesso torno a casa. Non tornerò. Ti prego, lasciami in pace come prima. Voglio essere umana. Voglio sposare Chad. Scordatelo. Sentendo troppo la mancanza del principe, Elysia non aveva voglia di mangiare né di bere, ma piangeva tutto il giorno. La piccola volpe continuava ad arrossire sempre di più. Smettila di essere così. Perché stai con papà? È per amore. Non so cosa sia l'amore, ma solo vedere Chad mi rendeva felice. Prima, quando ero triste, mi piaceva guardare i fiori di pesco volare nel vento. Per me le giornate calde, sdraiata sotto i ciliegi in fiore, sono le più felici. Ma ora, se potessi stare con Chad, rinuncerei a tutti i miei giorni caldi, mamma. Ho paura. Ho paura di non poterlo più vedere. Allora il mio mondo non saprebbe più di nulla, niente di niente. Non riuscendo più a vederla così, la madre di Elysia supplicò il padre. Possiamo tenerla qui, ma non possiamo imprigionare il suo cuore, proprio così. Ho paura, possiamo lasciarla andare. Alla fine, i genitori di Elysia decisero di trasformarla in una mezza volpe per 7 giorni. Padre! Questa è solo un'apparenza temporanea. Vai,
Raggiungi il tuo amore. Dimostra che hai ragione. Se è vero amore, il principe si innamorerà e ti sposerà. Chiederemo al patriarca di renderti umana. Ho capito. Non abbiate fretta di gioire. Al contrario, se non avrai l'amore del principe, ti taglierò l'unica coda. Non ti sarà permesso di lasciare la tribù delle volpi per sempre. Sono d'accordo, Elysia. Indipendentemente da chi sei, vogliamo solo che tu sia felice. Elysia incontrò e spiegò al principe che lei era l'animale che il principe aveva salvato e cresciuto in precedenza. So che quando dico queste cose probabilmente avete paura. Mi allontanerete. Ma sei la prima persona ad essere così gentile con me. Ti voglio davvero molto bene. Hai detto che ti chiami Elysia. Forse prima di conoscerti pensavo a te come a qualcosa di speciale. Non lo so, ma ora il mio cuore batte più forte. Voglio seguire il mio cuore, Elysia. Sei pronta a stare al mio fianco per sempre? Rinuncerò al mio trono e viaggerò ovunque per trovare un modo per farti diventare umana. E se non riuscirò a renderti umana, allora non importa quale forma assumerai, sarai la persona che amerò di più. I giorni che seguirono divennero il periodo più bello della vita di Elysia fino a quel punto. Il principe passeggiava con lei, osservava i fiori, cantava e le raccontava molte storie, immaginando già la loro famiglia in futuro. Chad si affrettò a preparare il matrimonio che avrebbe avuto luogo l'ultimo giorno in cui Elysia sarebbe potuta rimanere in forma umana. Disse che voleva invitare i genitori e i fratelli di lei a partecipare. Elysia accettò con gioia e annunciò la notizia alla sua famiglia. Accettando l'invito di Elysia e del principe, i genitori di Elysia si prepararono alla festa la sera prima del matrimonio. Per non sorprendere le persone, si presentarono in forma umana. La famiglia di volpi venne accolta calorosamente e trattata con cibi e bevande di altissima qualità. Soprattutto il vino, invecchiato di centinaia di anni, era estremamente prezioso e meraviglioso. Dopo aver bevuto quel bicchiere di vino, i genitori e i fratelli di Elysia svennero immediatamente e si trasformarono di nuovo in volpi. Tutte le porte furono immediatamente chiuse. Le persone intorno si trasformarono in fumo e scomparvero. Erano stati tutti spenti dalla magia. Chad rise e fece apparire il suo vestito da mago. Infatti, poiché voleva ereditare il trono, aveva studiato a lungo la magia nera. E la coda della volpe a 8 code era ciò che avrebbe reso la sua magia più forte. Tra poco tutte queste code saranno mie. Siete pronti per l'ascesa del più potente mago di tutti i tempi? Chi sei tu? Non sei Chad! Libera la mia famiglia e il principe! Principe? Voglio molto di più. Il vecchio re, mio padre, ha esitato a cedermi il trono. Pensa che io non abbia abbastanza talento per questa posizione. Ora guardate, chi vuole quel trono? Indovinate cosa farà il grande mago a quello stupido vecchio. Guarda cosa fa la mia debole moglie. Ho indovinato. Una volpe con una coda sola è sicuramente la creatura più inutile. Dato che sei stata un'esca per aiutarmi a catturare questa grossa quantità di code, sarai l'ultima a cui verrà tagliata la coda, ok? I miei genitori avevano ragione. Tu sei malvagio! Non mi hai mai amata! Non dare la colpa a me, povera ragazza. Incolpa te stessa per questo. L'amore, il tuo amore cieco, ha messo la tua famiglia nella situazione in cui si trova ora. Per me, tu e il tuo amore siete ugualmente patetici. Elysia si disperò. Si rese conto che Chad non l'aveva mai amata. La sua tenerezza e la sua gentilezza erano stati solo una recita. E lei era solo uno strumento per portare avanti il suo piano malvagio. Elysia si rammaricava. Se avesse ascoltato i suoi genitori e fosse stata più vigile, non sarebbe arrivata a quel punto. Chad aveva ragione.
era sempre stata debole. Elysia lanciò un'altra palla magica verde, più grande, facendo sì che Chad perdesse l'equilibrio e facesse un passo indietro. Lanciò una palla rossa per reagire, ma venne subito colpito dal fuoco blu di Elysia. Resosi conto del pericolo, Chad cercò freneticamente di scappare. Elysia si avvicinò a Chad passo dopo passo, con le fiamme verdi che bruciavano ogni suo potente passo. Primo, non approfittate mai dell'amore di qualcun altro. Secondo, non toccare mai il pelo della tribù delle volpi. Terzo, una volpe ha una coda, non è inutile, mai! Apparve una grande crepa e il fuoco verde seguì quella crepa e si precipitò direttamente dove si trovava Chad. Ci fu una forte esplosione e Chad si ridusse in ceneri. L'intera famiglia di volpi tornò nella foresta verde. Da allora, la tribù delle volpi non fece più discriminazione in base al numero di code. Elysia visse felicemente insieme alla sua famiglia, usando sempre la sua forza per aiutare la tribù delle volpi. Wow! È giusto! Non ha senso spiegare perché sono diversa ai miei amici. Ti avevo detto che era una storia lunga, andiamo a casa. Mamma, stai barando! Papà non è ancora apparso nella storia! Se mi prometti che sarai buona a scuola, domani sera ti racconterò due storie interessanti su come la mamma e il papà si sono incontrati nello spazio.